Se pensate che i maggiordomi esistano soltanto nei film, vi sbagliate di grosso. Sono tantissime le persone nel mondo, generalmente ricche, che in casa decidono di avere un maggiordomo. E sapete perché lo so? Perché oggi siamo andati nella migliore accademia al mondo dove questi maggiordomi sono stati formati. Via che siamo in ritardo, Matteo, via! Ha fatto una domanda in tedesco, che cazzo ne so? Mettetevi comodi e preparatevi al mio giorno molto faticoso da aspirante maggiordomo, che inizia così. Questo è il giorno di prova. Buongiorno a tutti gli amici, le amiche, i nemici e le nemiche. Sono le ore 5:48, io sono sveglio già da un sacco di tempo. Perché stiamo per partire per una nuova missione spaziale internazionale. Spaziale no, internazionale sì. Oggi siamo in direzione Colonia, in Germania, famosa, lo sappiamo tutti, per i coloni. Poi da Colonia ci spostiamo in Olanda con un'oretta di macchina. Insomma, un viaggetto facile facile. Chiederete perché? Perché stiamo andando in un posto unico al mondo, a livello internazionale. In calma ci arriviamo, via, partiamo. Sono le 6 ed inizia il nostro viaggio. Naturalmente viaggio sempre con il maestro. Arrivati in aeroporto, sempre al pelo, sempre in ritardo. E prontissimo per imparare tutto su come si fa il maggiordomo. Ti faresti fare il maggiordomo da me, Matteo? Fammi vedere che cosa sei capace di fare, in direzione. Che cosa ti faresti portare? Una cocchina fresca fresca? Un bel gin tonic. Guarda, siamo ubriacone. 10:20, siamo nell'aeroporto di Colonia. Dobbiamo essere alle 11:30 a Kerkrade. Vi chiederete, ma perché avete fatto tutto sto macello per andare alla The International Butler Academy? A Kerkrade? Perché non siete andati in provincia di Cosenza? Perché questa accademia è unica al mondo, ce n'è pochissime, e la più prestigiosa soprattutto si trova proprio a Kerkrade. Problemi di pronuncia a parte, dopo circa un'ora di macchina, incredibile, ci sono dei paesaggi meravigliosi qua. Stiamo inoltrando nella tundra. Perché sempre a correggere stai? Ma che fai polemica? Di mattina fai polemica, ma sei impazzito. Arriviamo finalmente alla The International Butler Academy, dove ci aspetta il mio maestro di oggi. Come stai? Ciao Gabriele. Hi. Il mio nome è Marvin Grob e ho 23 anni. Sto lavorando come house butler, si dice. L'unico a parlare italiano nell'accademia. Ci chiamano, sì. Dobbiamo andare subito. Andiamo, certo. Ma neanche il tempo di fare le presentazioni, che già dobbiamo scappare. Che dobbiamo fare adesso? Pranzo. Perché all'Accademia dei Maggiordomi gli orari sono la cosa più importante. Abbiamo lasagne, non è la lasagna italiana, eh? Sì. Cioè, tu lasagna. Sapevi che venivo io, hai fatto preparare la lasagna. Mangiate sempre così presto? Sì. Normalmente alle 12:30 a pranzo e alle 5:30 si mangia cena. E se arrivate tardi? Non arrivo in ritardo. Non puoi arrivare in ritardo? No. Ho capito, chiaro. Altrimenti? Sono cazzi amari. Hola. Bene, qui dobbiamo stare molto attento con la lingua, nelle parole che diciamo. Perché non si può dire... Non si... Ecco qua, neanche 10 minuti ho già fatto la prima figuraccia. Ma come si fa? E perché sognavi di fare il maggiordomo? Stavo lavorando nei alberghi di 5 stelle. Già di là il servizio è molto alto. Vi preparano per essere ancora più alti dei 5 stelle? Esatto, perché nel 5 stelle ancora devi vendere delle cose. Se tu lavori in una casa privata, il servizio è quello che il tuo capo vuole. Ma come trova lavoro un maggiordomo una volta finita l'accademia? Però l'idea è che tu trovi tra un'agenzia, trovi proprio una famiglia che vuole un maggiordomo per tipo fisso. Vi chiederete, oltre a Batman, chi è che oggi ha un maggiordomo in casa? Quasi dappertutto. Anche in Italia? In Italia, in Spagna, qui nei Paesi Bassi, in Inghilterra, poi America, che ci sono tantissimi ricchi in America, le Arabie Saudite. Tu sei italiano, no? Svizzero. Parli meglio di alcuni miei amici calabresi in italiano. L'ho imparato al lavoro, sono andato in montagna a San Moritz per 3 anni. E mentre continuiamo a mangiare... Tu hai già fatto un'esperienza come in una casa? In una casa no. Mi faccio spiegare meglio come funziona questa scuola. In questo caso c'è il nostro capo, poi la direttrice financial e un po' la sua assistente. Poi sotto c'è il head butler, il mio capo diretto. Certo. E poi siamo due house butler e poi c'è anche un cuoco. Quanti studenti ci sono nell'accademia in questo momento?
Adesso sono 17. E con me oggi saremo in 18. È difficile secondo te fare questo lavoro qua? Devi avere passione, se hai la passione, se hai la voglia, devi avere la mentalità. Cosa fa effettivamente un house butler, un maggiordomo? Se tu nell'azienda hai un personal assistant per il lavoro, sì. Io sono un po' il personal assistant per la vita privata. Ma prima di alzarci vorrei parlare anche dei denari che potrei guadagnare facendo questo lavoro. 35.000 all'anno? All'anno. Può andare come se tu sei un manager della casa, può andare fino a 100.000 all'anno. Che ci sono anche delle posizioni particolari che certo. Guadagnano un milione. Dati i miei iniziali errori. Allora c'è un modo di vestire. Adesso siamo tutti vestiti casual perché siamo in preparazione dell'evento. Quindi vado bene io vestito così? No. Marvin ci tiene a raccontarmi un po' di regole della casa. Poi ci parliamo tutti nel lei, poi la lingua della casa è inglese. E così, dopo aver bevuto il nostro tè del pranzo, lo zucchero, via, andiamo. Mi sento leggermente sotto pressione. Siamo pronti per iniziare la nostra giornata di lavoro. E lui è il nostro maestro nel sorriso, perché è importante che abbiamo sempre il sorriso. What is it? Open your mouth. Huh? Yeah, I like this. Okay. Yes. No, it's good. Perché all'Accademia dei Maggiordomi si insegna anche a sorridere. Se qualcuno passa, ci fermiamo sempre. Sì. Siamo qui, specialmente se è una persona importante, aspettiamo un po' che sia passato. Perché magari diciamo al nostro capo può venire. Ti volevo dire qualcosa. Si gira, io sto fermo lì, li sto aspettando, anche se sono nel stress. E inizio a capire che qui le regole. Se qualcuno dei studenti non sorride, ti mandano fuori. Ok, così va bene. Così va bene. Sono più che ferre. Che cosa facciamo stasera? Abbiamo degli ospiti, ci saranno 32 ospiti, e loro avranno una cena qui. Poi a metà fanno un tour, e alla fine c'è il servizio di tè e tutto sarà organizzato dagli studenti. Infatti oggi all'Accademia non è un giorno normale di lezione. Saranno 16 studenti a servire, si muovono in un certo modo. Coordinati. Ah, tipo un ballo. Un ballo di servizio, sì. Insomma, una sorta di esame formale che gli studenti ed io dovremmo fare. Mi fai fare un tour della casa? Sì. Preparatevi perché state per vedere una delle ville più grandi che io abbia mai visto. Iniziamo qui. Partiamo fuori. Da fuori, via. Questo è l'entrata per gli ospiti. Entriamo dentro. Questo lo chiamiamo il coat room, una garderoba per mettere le giacche, il coat. Questa è la reception area, dare il benvenuto ai ospiti. Qui sono gli uffici. Questo è l'ufficio nostro. Ah, questo è il tuo? Sì, ma il executive. Se quindi ti scappa a te non puoi andare qua. No. Non ci no. Può andare. Ci spostiamo verso la cucina. Questi cosa sono? Questi sono di tanti anni fa, si usava ogni stanza, aveva sì. Un certo suono. Cioè ti chiamavano da lì? Mentre esploriamo passa il direttore finanziario. Se loro passano, sì. Con la signora ciao, ah. Noi ci mettiamo da parte, non stiamo in mezzo del corridoio. Ah, io ero in mezzo adesso. No, e tu no, ma lui stava. Ecco, sempre colpa di Matteo, sempre colpa sua. Poi ci passiamo qui alla cucina, allora c'è questo qui. Sì. Marvin mi insegna a portare i vassoi. Così, sì. Giusto? Sì, braccia qui. E questo non può toccare il tuo corpo. Non può fare così, no. Quindi no. Così. Non si porta niente in giro senza un vasoio. Devi portare un vassoio, lo porti anche su un altro vassoio. Mentre continuano le regole, qui dove mangeranno gli ospiti, sì, sì. Ecco la grande sala. Tutti insieme appoggeranno il piatto. Bellissimo. Allo stesso momento. Che bello. E se non lo fanno giusto, il signor Wayne che si incazza. È il famoso sono cazzi amari, non si può dire. Non si può dire. Non lo diciamo. E nella stanza delle porcellane abbiamo il porcelain room. E questi non si può spaccare. Se lo spacchi uno? Se lo spacchi, da noi si dice you get the banana. Senti, ma tu a che ora ti svegli la mattina? Alle 6:15, poi lavoro fino alle 10. E non esci mai? Ogni tanto. Ci sono ancora altre regole. Devo toccare con i guanti, perché rimane un l'alone, la ditata. Sì, la ditata. E ancora altre regole. Con il sale e il pepe lo metti alla tavola, non ogni piatto. Però se tu usi il sale e il pepe, un grande insulto alla casa. Ah, perché significa che non hanno messo abbastanza bene. Sale. Ci spostiamo. Questo è una camera della decorazione. Guarda che bello. Questo è un bagno che potete usare voi, se avete bisogno. Nel bagno c'è una libreria. Questo è il pignello bar, i crystal glasses. Ma sono di cristallo? Sì, hanno il suono più bello che gli altri, capito? E dopo il bar privato. Noi è un po' per gli eventi, per avete il Duomo di Milano a casa, è una roba incredibile. Entriamo nella chiesa privata dell'Accademia, sì, sì, una chiesa, perché? Ah, sì. Adesso andiamo qui, private living room. Questo è per gli ospiti e per il sera. Quando lui vuole portare dei ospiti qui, un po' di sole. Ah,
che bello. Mentre usciamo, mi accorgo di una cosa. Quando apri la porta, sì? Sei sempre rivolto verso di me. Sì. Come mai? Perché non ti voglio girare la spalla. E si fa così con gli ospiti? Sì, esatto. Questo è il Chinese Tea Room, quindi è una stanza dedicata a Cina e allo tè di Cina. No, ma questa quindi... è tipica, ce l'abbiamo tutti a casa già. Prima di andare, però... Una parte del mio lavoro sarà che sistemi... devo sistemare tutto che vedo che non è in ordine. Uno di voi... Sicuro Matteo ha fatto un casino, guarda. Bravo. I dettagli sono importantissimi. Sì. Marvin sistema le cose che noi mettiamo in disordine. Vai, ma metti i piedi sul tappeto, ma sei impazzito. Qui è una stanza per massage, massage room. E qui ti puoi far fare un bel massaggio? Il capo, sì. Ok. Storage room del nostro meccanico. C'è un meccanico privato? C'è un meccanico. La stanza del biliardo, un la bar. La stanza del biliardo. Ma questa è anche per voi o soltanto per... Questo lo possiamo usare anche E noi. Mentre ho perso il conto delle stanze visitate... Questo è il bar dedicato anche ai sigari. Ah. Sono già stanco morto. Training rooms, vuol dire dove hanno delle lezioni. Qui per lezioni di stirare sono delle stanze. Questo è un bel esempio. Qui è il classico posto in cui si uccide qualcuno nei film di solito. Avrei un po' paura a dormire qui da solo forse. Quanto costa il corso, fare il corso da Butler? 15.000 tutto. Euro. Tutto. Ok. Sì. E dopo le ultime informazioni. Quasi finito. Quasi finito. È il ballroom. Oddio, ma che bello. Questo è il classico posto dove si infiltra l'agente segreto 007 per uccidere qualcuno. Qui si balla? Finalmente, dopo un'ora e 40 di tour, ci siamo. Questa qua che cos'è? Per gli studenti. Sì. Non sta diritto. Quindi la metti qui. Così? Adesso le spalle stanno diritte. Dovresti andare in giro. Con cioè, questo puoi fare il training. E non dimenticare il sorriso. Dopo il mio test di postura è il momento di cominciare ad aiutare per stasera. Abbiamo la base, sempre il piatto. Certo. Principale. Il logo deve essere su. La distanza della tavola, 2 cm. Abbiamo dei pezzi per misurare. Anche per i coltelli, per le posate, 2 cm dalla tavola. Tutto misurato. Esatto, perché anche la distanza del piatto dalle posate viene misurata attentamente. Sì. Controllare e vedere se tutto deve essere perfettamente in una linea, che adesso non è ancora. Non è ancora allineato, quindi faranno un altro passaggio. E mentre loro continuano a fare la tavola, io mi prendo una piccola pausa. È meravigliosa questa passione che hanno, si vede proprio questa dedizione a fare questo lavoro qua. È incredibile. Sono le 16 ed è arrivato il momento di cambiarsi. Sei sicuro che non vuoi che la porto io? È il mio lavoro. Oh, ma va, ma mica sono ospite io. Niente, vabbè, io ci ho provato, che non si dica il contrario in sto video. Camicia bianca, che però non è molto un po' stropicciata. Guarda dello stiro. Vai a stirare questi? Andiamo insieme. Ti faccio vedere come stiro. Non si fida, guarda. Non mi fido. No? Già hai iniziato. Cioè? Già inizi male. Perché c'è un sistema dove si inizia e dove si finisce. E dopo un po' di problemi. L'hai stirata tutta tu, l'hai stirata. Sì, adesso perché siamo un po' in fretta. Vuoi che lo faccio io? Finisco io? No, adesso te lo devi mettere e abbiamo lavoro. Via che siamo in ritardo, Matteo, via. Siamo questi. La bretella? Sì, vai. Non le ho mai messe, quindi non so come si mettono. Ci siamo. Bene. Scappiamo al lavoro. Adesso ti puoi togliere la giacca. Ti metti questo. Cioè. Prima dell'arrivo degli ospiti dobbiamo rifare la suite. Dobbiamo fare il letto. C'è un modo specifico per rifare il letto? Sì. Cioè non la famosa tecnica a cazzo di cane. No. Stiriamo. Ah, la stir. Lo stiraggio delle lenzuola non l'avevo mai visto. E così Marvin mi mette alla prova. Ok, guanto, via, polle. L'angolo. Vedi l'angolo che è stropicciato? Sì. La vedo peggio di prima. Stanotte ci dormirà qualcuno? No, è solo per fare vedere agli ospiti. Ah, è solo per farla vedere, non la usano. Sì. Ma mentre noi ci impegniamo a sbrigare le ultime faccende... Ma sì. Ho come la sensazione che il povero Marvin sia davvero scioccato. Eh sì, per fortuna sono dei fiori artificiali, giusto? Artificial sì, flowers. Artificiali. Ti do una mano, aspetta. Così mi rimetto a lavoro. Sì, vai, lascia. Con nessuna difficoltà. Ma te pare che gli spacchi il copo in basso? Ci siamo. Sono le 18 e il mio corso accelerato da maggiordomo è finito. Ti do i tuoi guanti. Se miei.
Prego. Ed è arrivato il momento di scendere in campo per davvero. Ma tu ti fidi di me così tanto? Che mi fido anche di lui, ecco, che dà un occhio al calabrese. Sì, va bene. Allora, ok, partiamo. Allora, prendo il mio vassoio e coraggiosamente mi dirigo verso i primi ospiti arrivati. This mood, yeah. And heads up and smile. Yeah, si è buttato in mezzo ai leoni. Devo dire la verità, me la sto facendo un po' addosso perché non saprei cosa rispondere a delle eventuali domande. Ma l'importante è sorridere, no? Go. Thank you. Thank you, sir. Secondo giro, ci siamo. Go back. Sir. Small little place. Yeah. Faccio rifornimento e torno all'opera. Hi, good afternoon. Ed ecco, questo è proprio il momento in cui si è realizzato il mio incubo. Mi hanno fatto una domanda, che mi hanno chiesto, che ne so io. Take questo, please. Okay, thank you. Domanda alla quale rispondo totalmente a caso. Mi ha fatto una domanda in tedesco, che cazzo ne so. Gli ho detto, with the place, si dice. Andiamo. Ritorno in pista, ma questa volta da solo. Mi mandano dal primo, così. Mi mandano per primo. Col cazzo che vado da solo, cioè scusa. Mangio io e le nascondo. Ecco, forse questo è proprio quello che un maggiordomo non dovrebbe fare. Ed eccomi qui, per l'ennesima volta all'opera, nel mio test finale. E devo dire che, tranne per l'incertezza iniziale, non me la sono cavata male. Dai, quelle due bruschette che mi hanno dato la forza, rimango qua, mi ha detto, fino a quando mi dà un nuovo ordine. Sono le 8 all'Accademia dei Maggiordomi, e mentre guardiamo gli ospiti salire nella sala grande, noi ci mettiamo in posizione per l'inizio della cena. Inizio la coreografia degli studenti dell'Accademia. Mentre io e Marvin ci mettiamo in posizione sempre sorridenti. Noi ci avremo da ridere così tanto, che ne so. Ti devi abituare di stare per tanto tempo in una certa posizione. Ogni tanto puoi cambiare. Non ti viene famina? Un pochetto, dai. Un pochetto. E poi quando mangiate? Noi quando finiamo? Sì. Alle 10, alle 11, alle 12 magari. Dopo altre ore di attesa e coreografie e ancora attesa, sembra una cavolata, ma stare fermi in quella posizione è faticosissimo, è difficile. Il capo di Marvin ci dà un compitino: accompagnarlo ad accendere tutte le candele nella villa. Vi ricordate quanto è grande sta villa? Ma che faccio ciò? E dopo più di un'ora di accensione di candele, ecco il mio momento. Secondo me ci fa assaggiare qualcosa finalmente. Speriamo. No, niente, non c'è niente da mangiare. Ma in cucina non c'è nulla per noi. C'è il segreto. Sono tipo cookies per quando si diventi nervoso. E quando capisco che quella sarà la nostra cena, dopo un giorno davvero faticoso, crollo nella disperazione. Ho trovato in Marvin un ragazzo di 23 anni con una voglia incredibile di spaccare nel suo lavoro, una dedizione e passione unica in quello che fa. E da come avete visto in video, questo è un lavoro davvero faticoso, dove metti sempre al primo posto la persona per cui lavori e non te stesso. Un lavoro dove non puoi riposarti, un lavoro dove non puoi abbassare la guardia un attimo. Oppure finisci come me e Matteo alla fine di questo video. È successo qualcosa, non so, abbiamo fatto qualcosa e il capo di Marvin gli ha detto di lasciarci perché si stava distraendo troppo con la nostra presenza. Però è un'esperienza incredibile. Povero Marvin, spero non abbia...
abbia problemi, mo, questa cosa. Secondo me è colpa del vaso che ha fatto da tema. Può essere. Ah, alla fine Marvin non è stato licenziato, per fortuna. Buonasera Gabriele, sì. Un po' di novità dalla parte mia. Ho iniziato a Belgio una nuova posizione come maggiordomo in una casa privata. Ho trovato questo posto, un vuoto come studente, come maggiordomo. Io ti do una 6. Sicuramente hai potenziale, ti manca ancora un po' la energia, come si gestisce il lavoro, come si va in giro, come si parla anche. Ciao ciao.